Quindi ancora veramente grazie, grazie, grazie. Vi ricordo che domani ci sarà la prima lezione molto interessante con Mirella Balla, che è la docente di storia della dottrina teosofica. Non perdetela, alle ore 15 domani, quindi c'è la Lux con Mirella Balla, e il venerdì, il giorno dopo, sempre alle 15, c'è Cerchio Firenze 77 con il nostro Enrico Ruggini. Allora, adesso che abbiamo risolto tutti i problemi tecnici, possiamo dare via alla nostra serata nel salotto di Anna. Come vi ho detto, questa sera con noi c'è un ospite graditissimo che è Pier Vicari. Chi è Pier Vicari? Eccolo qua, il nostro Pier Vicari. Pier è una persona un po' speciale. Pier, ci senti? Pier? Pronto? È caduta la linea. Ho sentito. Pier, ci senti? Vediamo se. Aspettiamo, mentre. Ci sei? Non ci sente? Noi ti Io sentiamo. non sento, non Tu non sento. senti? Adesso risolviamo anche questo problema. Mentre Joseph, intanto io parlo di Pierre e vi dico chi è. Pierre Joseph Vicari è una persona, ripeto, molto speciale. E ha una formazione. Si sente? Eccomi. Ecco, benvenuto Eccomi, con noi, sono. caro Pierre. Benvenuto su Focus, prima di tutto. Grazie degli. Grazie per aver accettato il mio invito, Pierre. Grazie per. Grande piacere di essere in tua compagnia, che sei una cara amica, e anche di stare in compagnia con tutti quelli che sono, tutti gli amici che sono in diretta e che poi magari potranno rivedere, o anche altri potranno rivedere questa trasmissione su YouTube. Certo. Stavo iniziando a dire ai nostri amici di Focus che tu sei una persona un po' speciale. Vedi, io si dice speciale, lui non sente di nuovo, Enrico. Joseph, non sente di nuovo. Non, giuro che abbiamo fatto tutte le prove prima, andava tutto bene e non si capisce come. Intanto io continuo a parlare. È davvero una persona speciale perché ha una formazione molto, molto ampia, a 360 Mi gradi. sentite? Voi mi sentite? Noi sì. Pier. Ok, allora faccio così. Secondo me sono le cuffie, A forse. posto. Esatto. Va bene? Ok? Va bene. Così ci senti? Voi Ci date i sono. segnali, è tutto a posto. Buonasera, buonasera. Grazie. Non vedo i nomi. Ciao Anna, ecco, grazie. Benvenuti a tutti, quindi riprendiamo. Grazie, caro Joseph. È vero, siamo amici di vecchia data, io Joseph, io l'ho conosciuto perché stavo dicendo di te che sei un uomo a 360 gradi, che hai una formazione molto ampia. Io quando ho conosciuto Pier Joseph Vicari, l'ho conosciuto da giornalista e ho presentato un suo primo libro che si Sì. chiama Certo, Miosotis, mi ricordo, ecco. cucciolo qua. Cioè, Il la tua creatura, la tua prima creatura. mio primo cucciolo, Racconto, poi ce ne parli tu. E quindi l'ho conosciuto così, proprio da giornalista. Ecco. Però poi, insomma, ho seguito i suoi percorsi. Lui comunque ha delle specializzazioni ad alto livello ed è prima di tutto lui appunto è un kiné, tanto era un grande uomo d'affari e un manager, che poi ha scelto dei percorsi che lo divertivano di più e quindi è un kinesiologo, bravissimo kinesiologo. Stasera ci parlerai anche un po' delle tue. Ci fai fare qualche esercizio, Pier? Vediamo, vediamo come. Perché so che tu sei molto bravo. Poi è un istruttore internazionale di neurotraining e poi ci spiegherai appunto che cos'è. Poi ovviamente sei un grande coach di grandi, insomma, personaggi che
per questioni di privacy ovviamente non possiamo citare, ecco. Però quindi sei molto 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 esperto in tutto quello che è, che sarà poi la tua dottrina di insegnamento dentro la Lux, perché appunto tu sarai il docente della teoria dell'educazione al cambiamento, quindi non c'è niente che calzi meglio come in questo periodo che l'apprendimento di come si faccia a cambiare, come si faccia a gestire un cambiamento, come si faccia a superare la paura, no? Ecco, di un cambiamento, no? Ecco, quindi, ma in questa tua vita che cos'è che, cioè, qual è stato l'elemento scatenante che ti ha fatto fare questo salto da grande manager a scegliere percorsi? Non grande manager, ero una persona impegnata in prima linea nell'area della finanza e molto semplicemente ho scoperto la parte più sottile di me, che è la parte più spirituale. E da lì è cominciato un percorso, semplicemente, come molte delle persone che sono qui in nostra compagnia, ho cominciato a fare un percorso e ho capito che probabilmente ero venuto qui forse per altro. E pian pianino, passo dopo passo, è stato come un pianale inclinato, sai? Sì. Più passava il tempo, più si andava veloci e ho capito che la mia missione era un'altra. Io sono sempre stato un formatore, da sempre, e poi mi sono reso conto che potevo utilizzare queste competenze, queste skills, per aiutare gli altri, aiutare le persone a migliorare la qualità della loro vita. Ed è una cosa fantastica, perché poi in realtà io, certo, ho un lavoro, però vedere le persone che si mettono in gioco e che magari raggiungono un obiettivo che sono 10 anni, 15 anni, che non riescono a ottenere, beh, è una cosa bellissima, perché si partecipa a un percorso strepitoso che fa la persona. Beh, anche per le persone che fanno i percorsi, quindi capire che bisogna fare dei percorsi, non per cambiare, migliorare. Sì, anche perché diciamo che la maggior parte delle persone ha una credenza latente dentro di sé, cioè spera di riuscire a ottenere qualcosa di diverso facendo sempre le stesse cose. E magari molte delle persone che ci stanno ascoltando questa frase l'hanno sentita. Se vuoi ottenere qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso. E, incominciando magari a guardare la tua situazione da un altro punto di vista. E quindi non sempre le persone sono poi disposte a fare qualcosa di diverso, perché il cambiamento è la cosa, secondo me, più naturale che c'è. La natura ce lo insegna, ci sono le stagioni, le giornate ce lo insegnano, c'è il giorno, la notte. Eppure, quando noi entriamo e affrontiamo e ci avviciniamo al cambiamento, al di là di come questo cambiamento è arrivato, sia che sia un cambiamento desiderato o magari come in questi giorni un cambiamento che ci è arrivato tra capo e collo, ecco che c'è qualcosa dentro di noi che ci frena. Perché noi in realtà abbiamo paura del cambiamento, perché lo vediamo come una situazione pericolosa in cui noi possiamo perdere qualcosa. Mentre invece il cambiamento, se lo sai gestire, è un percorso straordinario, perché ti dà tantissime nuove opzioni, aumenta la tua resilienza e in prospettiva ti rende molto più forte. Senti, ma io non ti sento più, Così mi senti? Così ti sento. Ah, va bene. Volevo lasciare solo spazio a te, invece vedo che... No, invece è bello che siamo tutti assieme, dai. In fondo vedo che non mi senti, e allora restiamo insieme. Volevo dare più spazio a te, alle tue parole. No, e quindi dicevo, il discorso è intanto cos'è la kinesiologia, perché non tutti sanno che cosa sia esattamente. Allora, la kinesiologia è una tecnica, è nata intorno agli anni 30, che sostanzialmente utilizza il nostro corpo, il corpo umano, in particolare i muscoli, per come termometro, come strumento per evidenziare uno stress, che può essere uno stress di qualunque tipo, uno stress emotivo, uno stress emozionale, uno stress biochimico. E perché una volta che i muscoli sono settati, nel senso che c'è tutta una procedura prima di testare,
Una volta che il muscolo è settato, nel senso che se siamo sicuri, per esempio, che la persona è tranquilla, che la persona è sufficientemente idratata, c'è un setting da fare prima. Una volta che abbiamo fatto questo, noi possiamo utilizzare i muscoli che ci danno delle risposte incredibili. Sono delle risposte o sì o no, ok? Quindi se per esempio io voglio cercare di capire se una persona ha un certo tipo di stress, è sufficiente che io gli faccia delle domande chiuse, cioè delle domande che presuppongono come risposta o un sì o un no, e il muscolo a seconda del sì o no mi risponderà. È un po' difficile da farlo vedere in questo. Magari in una delle mie lezioni mi studierò qualcosa solo per voi per farvi provare un test in prima persona. Però mi dovete credere. Si può. Se io utilizzo, che è il muscolo che io utilizzo di più, anche perché è il più comodo per lavorare con la persona, se io utilizzo e testo il braccio in questo modo, utilizzo il deltoide. E a seconda dei casi, il braccio o non si muove, io lo posso anche spingere forte, il muscolo non si muove, perché più lo spingo forte, più lui fa resistenza. Oppure, se la risposta è quella giusta, quella che mi interessa, che crea e che segnala uno stress, il muscolo va giù improvvisamente, la persona non riesce a tenerlo su. È veramente una magia. Non è Sì, veramente una magia. è veramente una magia perché io vedo, cioè quando fanno appunto questi test rimango sempre molto così estasiata nel vedere questa risposta, no? Del nostro corpo e sembra un comando magico appunto che dici ma come Assolutamente. faccia sì, che faccia no, insomma è molto interessante. Comunque, durante le tue lezioni, nella Lux, così le persone che seguiranno avranno anche modo di imparare, perché so che noi possiamo anche, autotestarci, no? Assolutamente. Quando ci autotestiamo, ripeto, lo spiegherò poi se c'è interesse in una delle mie lezioni. Tra l'altro, apro la parentesi, io sono molto felice di partecipare a questo percorso che tu hai ideato, perché è veramente un'occasione strepitosa per avere delle informazioni di qualità. Ma adesso io mi tiro fuori perché ho visto gli altri docenti e posso dire che daranno sicuramente delle informazioni di grande qualità. In un momento come questo, avere informazioni di qualità è una bella cosa, perché uno si può poi porre delle domande di qualità e magari si dà anche delle risposte di qualità. Sì, comunichiamo ai nostri amici quando ci sarà la tua prima lezione, che sarà di giovedì 30 aprile. Sì, giovedì Giovedì 30 aprile e di volta in volta ogni ogni 10 giorni 15 giorni. avremo le lezioni, quindi mi Vedo che raccomando. molti ci dicono che non c'è l'audio. Ripetono ancora che non c'è audio? No, qui risulta che c'è l'audio. Forse era il passaggio precedente che dicevano che non c'era audio. Verifichiamo solo, cioè, dateci un feedback. Non c'è audio? Adesso, datecelo adesso. Aspetta. C'è? Aspettiamo con ansia che qualcuno ci No, dica. perché magari sì, esatto. C'è, ci stanno dicendo che c'è l'audio. Ok, ci stanno dicendo che c'è l'audio. Ah, eccolo. Dopo Ok, ci conferma. Sì, quindi ridiciamo di nuovo, casomai non avessero sentito che la tua prima lezione nel tuo corso di... la mia prima lezione, il mio primo incontro, Sì. mi piace vederla così, è un incontro. Mi piace educare al cambiamento più che insegnare al cambiamento, sarà il 30 e poi da lì in poi ogni 15 giorni, Prima 21. alle ore 15, quindi mi raccomando. Ore 15, scusa. Esatto, quindi. E quindi stavamo parlando della kinesiologia. Sì, parlava, mi hai fatto una domanda sull'autotest. Sì, è abbastanza conosciuto questo. Praticamente si utilizzano le due dita, così, Sì. aspetta, così.
mettendo le altre dita dentro si sfidano questi due muscoli, i muscoli delle dita, e se la risposta è sì, tiene, se la risposta è no, si apre. Chiaramente dipende dalla domanda che si fa, questa oggi può essere una domanda esposta in negativo, quindi le risposte saranno al contrario, ma lo tratteremo bene, con calma. Ma ci vuole tanto tempo per formarsi e essere dei bravi kinesiologi come te? Allora, questa domanda me la fanno spesso legata al coaching, ma è la stessa cosa. È come la patente. Quando uno esce da una scuola ha delle belle informazioni e poi deve fare tanti chilometri. Deve proprio fare tanti chilometri. Perché il corpo umano è assolutamente una cosa straordinaria, è un laboratorio incredibile, della potenzialità fantastica, ma bisogna saperlo utilizzare bene. La kinesiologia è proprio una tecnica che va appunto testata, va utilizzata con grande cura, perché sennò le risposte sono poi sbagliate. Senti, ma quanto conta, quanto è importante nel svolgere delle attività come questa, sia la kinesiologia, il coaching, quanto è importante il tuo percorso, la tua evoluzione interiore rispetto a questa? Allora, questa è la mia mappa del mondo. Credo che sia importante. Credo che sia importante perché chiaramente non tutte le persone che arrivano sono pronte per affrontare certi argomenti. Però io credo che in questa sede è certamente più facile fare questo ragionamento, perché ci sono persone sicuramente molto sensibili. Se noi affrontiamo delle prove, e io aiuto le persone ad affrontare e superare delle prove, un conto è se noi le guardiamo squisitamente da un punto di vista, tra virgolette, materiale, uso questo termine, e un conto se magari proviamo a andare su un satellite e guardare le cose da un altro punto di vista. Quando si riesce a fare questo, quando io riesco a fare questo, perché devo aspettare che la persona sia matura, e tutto accade più velocemente dopo, perché si capiscono un sacco di cose, si mettono a fuoco un sacco di cose, un sacco di dettagli, si trovano delle risposte che magari su un altro piano non si riescono ad ottenere. Infatti io mi trovo spesso ad avere dei coach che vengono a fare coach da me, che potrebbero tranquillamente, magari qualcuno anche insegnarmi delle cose, però gli manca questa parte. E quindi quando poi la persona si trova ad affrontare un percorso e poi scopre che ci sono anche degli altri aspetti, degli altri piani, è tutto più semplice. Chiaro, non lo puoi fare con tutti, perché non tutti sono pronti, ed è giusto che sia così. Anch'io non ero pronto. Certo, tutti quanti quando dobbiamo iniziare siamo in uno stadio ancora propedeutico a volte, e poi cominciamo a entrare insomma nel problema, e quindi come al solito il tempo è un nostro grande grande amico. Ma a proposito di tempo, perché abbiamo tante cose da dirci, vorrei parlare della tua attività da scrittore, invece, che è stato un altro passaggio, anche questo sicuramente ti è servito, no? Nel fare poi questa tua grande evoluzione da un punto di vista professionale. Beh, è stato un momento certamente importante, intanto perché mi ha permesso di conoscere un'amica. Grazie, anche per me. Allora, voglio condividere con voi, vi presento anche con un po' di emozione, perché quando presentiamo i nostri bambini c'è sempre emozione. Questo è Miosotis, è il mio primo romanzo. Che sarebbe il fiore Non ti scordare di me. No, stavo per dietro, il nome è Non ti scordare di me. È la storia di un consulente finanziario svizzero che decide di andare in Egitto a farsi una vacanza che non ha pianificato, si trova quasi obbligato ad andare, e solo che non sa che lui praticamente all'interno di quella vacanza farà un viaggio verso se stesso e scoprirà la sua parte più sottile, la sua parte più spirituale. E il titolo, Miosotis, che ho scelto,
è esattamente il grido che la nostra parte spirituale ci fa tutti i giorni. Vivi la tua materialità, ma non ti scordare di me. E non è stato l'unico libro che tu hai scritto, no? Questo. No. Poi chiaramente ho fatto un percorso, perché ancora adesso sono sempre in movimento, e ho presentato, anzi ho scritto, La settimana delle settimane. La settimana delle settimane è la storia di un medico francese che non riesce a salvare il suo miglior amico, tra l'altro che era ammalato della malattia che seguì, lui era un esperto, e va in crisi e cosa decide di fare? Decide di andare a farsi una settimana in Piemonte, in Val Chiusella, a Rueglio. E in quella settimana incontrerà delle persone, in particolare una persona, che lo porterà a scoprire il mondo dell'energia. E lui praticamente tornerà a casa completamente diverso e sfrutterà alcune cose che ha imparato per trovare chissà che cosa. Comunque è un libro che è piaciuto molto. Sì, difatti, ricordo che da leggere. Poi diciamo che ci sono degli elementi che sono molto vicini agli interessi dei nostri amici di Focus, ecco, insomma, che ci stanno seguendo. Ma secondo te, cioè, dopo tutto questo, cioè il tuo percorso, che volevo chiederti prima, farti questa domanda, cioè, a che cosa serve poi la kinesiologia realmente? Cioè, perché uno deve andare a fare una seduta di kinesiologia? Allora, io ti rispondo in questo modo, perché per me la kinesiologia non è il punto di arrivo, è stato il punto di partenza. Le persone vengono da me a fare coaching, sostanzialmente. Poi, a seconda dei casi, con alcune persone si utilizza lo strumento della kinesiologia. Non è che lo utilizzo sempre, a differenza, per esempio, del neurotraining, che è una parte, riveste un ruolo veramente importante nel mio protocollo attuale. Quello che posso dire è che la kinesiologia è molto utile, perché riesce a tirare fuori degli stress che la persona non conosce, è assolutamente all'oscuro, perché vengono fuori dalla parte inconscia, dalla parte subconscia. E razionalmente uno non pensa di avere questi stress, e quando vengono fuori, ribadisco, quando vengono fuori, la persona è come se venisse shakerata, ma in positivo, perché vede la cosa. Vedere le cose, vedere le dinamiche, credo che sia la cosa più importante. Vi faccio questa metafora, lo faccio anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, amici e amiche che ci stanno ascoltando. Io sono di Aosta, quindi vado spesso in montagna. Lavoro tanto a Milano, a Ginevra, in Francia, in Italia, dove vado dai clienti. E vi racconto questo. Una volta ero piccolo, andavo in montagna con mio papà, e a un certo punto ci siamo fatti una piccola sosta prima di attraversare una grande pietraia. E mentre mangiavo questi due biscotti, mio papà mi ha fatto questa domanda: Pier, quando è che la vipera è pericolosa? Quando è che una vipera è pericolosa? Quando io faccio questa domanda, le persone mi dicono: quando morde, quando ti attacca, insomma, sono un po' queste le risposte. In realtà la vipera è pericolosa solo in un caso, se non la vedi. Perché se la vedi è tutto più semplice. Vedete, quando affrontiamo dei cambiamenti, la cosa importante è vedere la vipera, cioè vedere la dinamica che ci ostacola nell'affrontare il cambiamento. Quando ce ne rendiamo conto, quando riusciamo a portarla su, quando la portiamo su e la vediamo, dopo è tutto più semplice. Quindi la kinesiologia è importante, però è uno strumento che utilizzo, non è che lo utilizzo sistematicamente in tutte le sedute. E invece, come tu hai accennato prima, nel neurotraining, che cosa succede? Il neurotraining è una tecnica dove si va sostanzialmente con dei tocchi, ci sono differenti tipologie di tocco, si va a toccare dei punti riflessi di alcuni sistemi innati, si chiamano sistemi innati, come per esempio il sistema dei meridiani, sistema dei punti neurolinfatici, dei punti neurovascolari, che nascono con noi. Quando noi nasciamo,
questi sistemi ci sono sempre. Quando andiamo sotto stress, il sistema va in tilt. Vi faccio la metafora della mano. Questo è un sistema, se io vado in stress, magari ho due punti che non lavorano bene. E attraverso queste tecniche il sistema si riattiva subito. E quando si riattivano questi sistemi, da un punto di vista emotivo, da un punto di vista psicofisico, da un punto di vista energetico, da un punto di vista mentale, c'è proprio una rinascita. Queste sono tecniche che io utilizzo tanto anche a livello di business, ma soprattutto con le persone normali e le persone che fanno sport. Io seguo anche atleti a livello importante e queste sono tecniche che sbloccano veramente tanto. È un percorso che è, come dire, è approdabile per tutti, no? Quindi il discorso del un percorso, io sono 20 anni che sto facendo questo percorso, tutti i giorni ne scopro qualcuna di nuova. è molto affascinante, ripeto, il cambiamento, visto che io tratterò questo argomento, il cambiamento è veramente molto affascinante. È veramente molto affascinante. Arriviamo al cambiamento. Ero curiosa di riuscire a far raccontare e far vedere ai nostri amici poi i percorsi che fanno delle persone che poi diventano delle persone un po' speciali come te. Ma lo siamo tutti, io dico sempre che lo siamo tutti speciali. Lo siamo tutti. Però ci sono alcuni che riescono a camminare, no? E magari, ecco, come dicevi tu prima, a fare tanti cambiamenti nella propria vita, quindi a perseguire, no? Anche degli obiettivi, e quindi poi sono in grado di aiutare anche molto gli altri, no? E quindi era interessante cominciare a vederti così come persona. Poi sarà anche interessante, presumo, per i nostri studenti della Lux, che quindi sapranno già chi è il loro professore, ecco, in qualche modo. Era anche un modo rispetto al loro coach, sinceramente. Sì, lo so, ma io lo dico in modo simpatico, no? Anche io scrivo cari studenti quando faccio i comunicati, no, della Lux, perché è bello pensare che siamo così in questa università e stiamo facendo questi percorsi un po' speciali e anche anomali, ecco, rispetto a quelli che passano comunemente quando si parla dell'università. Però quindi, ecco, vorrei proprio arrivare invece adesso a perché quindi una teoria, cioè di un'educazione al cambiamento, no? Perché, cioè, fare questo? Perché è importante che le persone capiscano che ci si deve anche educare, no? Al cambiamento, se no è una parola semplice, molto facile, dice bisogna cambiare. Sì, però, cioè, non è uno scherzo quella roba lì, perché quando parli di cambiamento la prima cosa di cui parli è paura. È proprio così. Il cambiamento, come dicevo prima, è assolutamente naturale. La natura ce lo insegna, le stagioni, il giorno e la notte, eccetera. Però quando noi ci avviciniamo, quando noi esseri umani ci avviciniamo a un cambiamento, si scatta un sistema di allerta che ci frena al cambiamento, perché noi tendenzialmente vogliamo stare al sicuro. Non ci piace andare a fare delle esperienze nuove. E quindi cambiare spesso viene associato a un rischio. Questa è una dinamica che accade a livello inconscio, anche se uno desidera ardentemente fare una cosa, quando poi nella sostanza deve affrontare concretamente il cambiamento, tende poi a frenare, perché la sua sicurezza, le sue abitudini vengono messe in discussione. Le abitudini sono, guardate, fondamentali. Sono fondamentali. Perché quando noi tocchiamo le nostre abitudini si innesca un meccanismo molto profondo, molto molto profondo. Basta guardare in questi giorni, no? Le nostre abitudini, poi non so se vorrei toccare questo argomento, ma sono messe in discussioni e la tensione sta salendo, perché siamo stati messi di fronte a un cambiamento così importante come il cambiamento delle nostre abitudini. Questo è il motivo per cui io ho voluto questa sera affrontare questo argomento proprio con te in questo salotto, perché adesso ce n'è bisogno, adesso ce n'è bisogno. Assolutamente, il cambiamento è io sono molto felice di partecipare a questa iniziativa di Lux, perché darò sostanzialmente le basi, trasferirò le basi
di quelle che sono le logiche del cambiamento. Io dico sempre, quando, anche quando faccio coaching, lavoro in azienda, faccio degli speech, io non amo intrattenere le persone, preferisco dare dei contenuti che sono poi fruibili concretamente, concretamente. E rendersi conto, per esempio, di che cosa accade esattamente nella mente di ognuno di noi quando affrontiamo un cambiamento, una volta che abbiamo questa consapevolezza, questa nuova consapevolezza, e ti garantisco che tutti coloro che guarderanno questi incontri alla fine avranno le idee molto chiare su quello che accade nella loro mente, successivamente è sufficiente mettere un po' di flessibilità e fare qualcosa di diverso, perché io dico sempre: non è importante quello che sai, ma quello che fai con quello che sai. Certo, certo. Senti, è un percorso lungo questo? In che senso? Nel senso di, come dire, esercitarsi, tra virgolette, ad avere, insomma, certe dimestichezze per quanto riguarda... È un percorso. È un percorso. Io dico sempre, quando uno conquista una montagna, il primo grande passo è stato il primo che ha fatto. E quindi è proprio iniziare a sfidarsi concretamente. Guarda, ti faccio degli esempi molto banali. Io non so se tra gli amici ci sono persone che vanno in palestra. Sicuramente. Ma questo fa capire quanto noi siamo degli animali abitudinari. Ci sono persone che vanno magari in palestra, sono tra quelli che entrano prima di tutti, quindi quando arrivano nello spogliatoio, lo spogliatoio è praticamente vuoto, vanno sempre nello stesso posto. Se volete fare un esperimento per capire quanto smuove il cambiamento, tendenzialmente nella maggior parte dei casi, in tutte le famiglie, ognuno si siede al suo posto per le ragioni... delle più disparate, magari chi fa da mangiare si mette più vicino ai fuochi per comodità. Bene, se uno vuole fare un esperimento, è sufficiente che uno, anziché andare a sedersi dove si va a sedere sempre, si va a sedere in un posto diverso e vedrete che le persone dicono: ehi, che succede? Cos'è sta novità? Eppure siamo in famiglia, mangiamo le stesse cose, siamo a casa. Eppure anche solo un piccolo cambiamento di sedia può fare tantissimo. Un piccolo cambiamento di orario può fare tantissimo. Quindi quando tu mi chiedi, è un percorso lungo, si incomincia dalle piccole cose, sfidandosi, lo vedremo poi nel corso dei vari incontri. Ma anche in questi giorni, se uno si sveglia un po' prima, magari ama la lettura e legge durante il giorno, magari legge al mattino, smettere di guardare i giornali, i telegiornali, sentire brutte notizie, uscire fuori da determinati meccanismi che compiamo in autonomia, perché dobbiamo ricordarci che noi agiamo in autonomia sostanzialmente, certo. in modo automatico. Quando noi cominciamo a prendere il controllo anche con dei piccoli cambiamenti, le cose si smuovono, le cose cambiano, veramente cambiano anche per noi. Poi è facile alzare 50 kg con un bilanciere? No, ma incominci gradatamente fino a quando ci arrivi. Ci sono persone, io per esempio sono una persona che ho coltivato questa cosa, ho cambiato tantissime cose nella mia vita e per me cambiare è naturale, ma una volta non ero così, una volta ero uno che prima di cambiare ci pensavo tante volte. E sapete una cosa, quando pensavo al cambiamento pesavo con due pesi diversi quello che io perdevo e quello che andavo a guadagnare. Quello che io perdevo lo pesavo tanto, quello che andavo a guadagnare lo pesavo poco. Quindi capire anche che nel momento in cui noi analizziamo un cambiamento abbiamo la mente che distorce tutto. Se riusciamo a fare la tara a livello proprio di gestione della nostra mente, affrontare i cambiamenti diventa molto bello anche, perché ci apre a nuove opzioni. E Pier, mi fai pensare, mentre tu parlavi, pensavo alle filosofie orientali, no? Dove il concetto dell'attaccamento, no?
è considerato uno dei veleni dell'esistenza, ecco, dell'uomo. Nel buddismo, no? In questo discorso c'è dell'attaccamento, e quindi che, come dicevi tu prima, dipende molto dalla nostra mente, qual è la visione che la mente ha, no? della vita. Certo. Quindi, certo, se uno ha una visione molto più ampia e molto più espansa, dove comprende che tutto è impermanenza, che tutto è in movimento, in continuo movimento, ovviamente anche il posto a tavola che si cambia non è così doloroso come dicevi tu prima, no? Assolutamente. Anche perché quando noi camminiamo, per esempio, che è una cosa che facciamo tutti, noi siamo in perenne disequilibrio. È una compensazione continua che noi facciamo. E il cambiamento è proprio questo, è proprio come un percorso in cui bisogna settare un po', perché non, le cose non andranno mai come noi ci immaginiamo, per fortuna, dico io. E bisogna semplicemente fare un passo e poi resettarsi, fare un passo, fare i giusti cambiamenti fino a quando ti trovi sul sentiero giusto. E un po' come dicevo prima, è come un pianale inclinato. Un pianale inclinato. Nel momento in cui tu inizi questo percorso, incominci a metterti in discussione, e può essere una tematica legata al lavoro, perché magari stai cercando il lavoro e non lo trovi, piuttosto che ti hanno dato un incarico importante e lo devi affrontare, oppure la dinamica di relazione, perché le cose non vanno, ti vuoi separare, eccetera. Nel momento in cui tu guardi le cose da un altro punto di vista, le cose cambiano. E quando tu incominci a vedere, un po' il discorso della vita, incominci a vedere le cose, tutto cambia. Ti dico questo, noi quando guardiamo la nostra vita, noi non vediamo la realtà, noi vediamo la realtà soggettiva. Noi vediamo, è come se guardassimo, faccio sempre questo esempio, come se noi guardassimo la nostra realtà con un paio di occhiali con le lenti gialle. Allora chiedo a tutti noi, a tutti voi che ci state ascoltando, ma se noi guardassimo con gli occhiali con le lenti gialle un cielo sereno, terso, come lo vedremmo? Verde. Il cielo non è verde. E se io guardassi un foglio bianco lo vedrei giallo. E il foglio bianco è bianco. Quindi riuscire, per esempio, a comprendere questo, quello che accade nella mia mente, il proprio il processo, fa sì che quando io guardo la vita, guardo quello che mi accade nella vita, che può essere un evento o una relazione con qualcuno, io mi rendo conto che molto dipende da come io guardo quella storia. Perché a seconda di come lo guardo, cancello delle cose e ne enfatizzo delle altre. Certo. E capire questo è importantissimo, perché proprio ti permette di mettere a fuoco molto meglio le cose. Ecco, quando tu dici capire, infatti credo che il problema sia proprio questo, cioè che tendenzialmente le persone non hanno un approccio di questo tipo, vivono, sentono, immaginano con la loro mente in virtù di quelli che sono i loro condizionamenti, le loro credenze, no? E quindi qual è il primo passo che uno deve fare, no, per questo discorso del cambiamento? Perché l'automatismo ti porta appunto a avere una risposta dove non ti interroghi, non fai, no, tu questi ragionamenti. Ecco, devi cercare di capire che è fondamentale, no, riuscire. Guarda, il primo passo è molto semplice, è proprio una presa di coscienza. Io posso continuare a fare le stesse cose che sto facendo e che non mi portano da nessuna parte, che non mi fanno ottenere un risultato, posso continuare a fare quelle cose lì sperando che facendo le stesse cose ottengo quello che desidero? No, è impossibile. Se io faccio sempre le stesse cose, otterrò sempre gli stessi risultati. Quindi, se una persona capisce che deve fare qualcosa di diverso, ha già capito che deve cambiare. E quindi diciamo che questo è un primo passo per il cambiamento. Per forza. Perché molto spesso che cosa succede? Adesso mi sta venendo in mente una cosa importante. Che quando le cose non vanno come noi vorremmo, questo accade spesso nelle relazioni, noi puntiamo il dito.
puntiamo il dito verso l'altro, verso la situazione, verso il nostro capo, il nostro compagno, i nostri figli, e puntiamo il dito verso gli altri. Solo che quando noi puntiamo il dito, ecco, così si vede bene, io ho un dito che punta verso l'altro. Se io faccio così, ho un dito che punta verso l'altro e ho queste tre dita che puntano verso di me. Significa che prima di cambiare gli altri, è molto meglio che io cambio quello che posso cambiare. Perché ci sono delle situazioni, se non sono in grado di influenzare o di controllare una situazione, e molto spesso noi ci troviamo in questa situazione, l'unica cosa che posso fare è cambiare io. Certo, è classico, non puoi cambiare le cose all'esterno, puoi cambiare la tua posizione nell'affrontare ciò che sta fuori. E vedo delle domande, cioè, prima c'era una domanda di Caterina che chiedeva, ma per approcciarci a questi percorsi, che cosa succede? Uno passa sempre, cioè, da magari una grande sofferenza che poi lo porta a voler scegliere un po', come dicevi tu prima, insomma. Bellissima domanda, Caterina. Allora, permettimi, ti do del tu perché è un po' più semplice relazionarci tra noi. Allora, è una bellissima domanda perché mi permette di toccare un argomento molto importante. Allora, vedete, le persone fanno quello che fanno solo per due ragioni. Solo due. O per il piacere che ne trarranno nel fare quella cosa, o nel dolore che vogliono evitare se non fanno quella cosa. Quindi, tornando alla tua domanda, quando uno si approccia a questi percorsi? Dipende. Se uno eleva piacere, lo farà perché vuole andare verso il suo benessere, verso qualcosa di positivo. Se una persona eleva dolore, viene perché vuole allontanarsi dal dolore che vive, dalla sofferenza che vive. Quindi sono queste le dinamiche. O andare verso il piacere, o lasciarsi indietro il dolore. Una persona che non si trova bene in una relazione può venire da me per cercare di mettere a fuoco questa cosa per due ragioni: o per cercare di darsi una nuova opportunità, oppure perché non ce la fa più. La dinamica sarà la stessa, ma la cosa, la scintilla che la fa muovere per venire è diversa. Allora, bellissima domanda. Sì, mi Grazie, Caterina. fa ricordare anche un'altra cosa, che in fondo c'è, cioè, quello che, cioè, in psicologia anche, insomma, emerge, no? Che nel genere umano, no? Quindi nell'umanità, composta da uomini e donne che vivono in territori diversi, che parlano lingue diverse, che hanno culture diverse, che hanno dei credi, un credo religioso diverso. Quindi gli elementi, diciamo, di discrimine, no? Dell'umanità, che sono appunto la razza, la lingua, la religione, no? L'appartenenza, tutto. Una volta che tu togli tutti questi elementi di discrimine, ci sono due cose che accomunano tutti, e sono appunto allontanarsi dal dolore e inseguire la felicità. E quindi è la Assolutamente. stessa cosa. Vedo un'altra domanda che ci fa, io non vedo qua. Non so chi ci fa questa domanda. Aspetta che guardo su un altro computer, per sapere, perché non mi risulta qua il nome comunque. E ci chiede: il cambiamento è emozionante, soprattutto a un certo punto della vita, ma a volte può essere condizionato da cause maggiori, credo. In certe situazioni non si può scegliere di cambiare, se ci vanno di mezzo anche altre persone. Già capito. Ecco, ce lo scrive Cristina. Cristina ci dice questo. Ciao Cristina, ben trovata. Allora, diventa difficile per me risponderti, devo stare a livello satellitare come sei stata tu, giustamente, visto il momento, insomma, che siamo, la situazione, il contesto. Allora, se una persona capisce che deve cambiare,
può decidere di non cambiare. Sembra un gioco, ma non è così. Nel senso, se io... ecco, allora, vado in una situazione che è diversa, presumo, da quella che hai in mente tu. Parliamo di lavoro. Spesso io lavoro con persone nell'ambito professionale e mi dicono, ma il mio capo, quel cliente, lo patisco, mi sta facendo soffrire troppo. E arrivano che sono proprio esauriti, sono piatti, sono come dei sacchi vuoti. Però magari quel cliente non lo possono mandare a stendere, o magari neanche il capo lo possono mandare a stendere. Ecco che nel momento in cui io faccio un percorso di cambiamento, di presa di coscienza, di consapevolezza, alla fine io posso anche decidere di non fare un cambiamento nella sostanza, ma faccio il più grande cambiamento che si possa fare. Qua. Perché noi non reagiamo alle... Noi non viviamo nella nostra vita, le nostre esperienze ci fanno soffrire non per quello che accade, ma perché noi reagiamo a quello che accade. Perché se io mi rendo conto attraverso un percorso che sto dando attenzione magari al mio capo, con il quale ci devo passare tante ore, ma che magari questa persona nella lista delle mie priorità personali a livello di relazioni è al 158esimo posto, vi garantisco che cambia completamente la percezione di lui. E questa persona non sarà più un vampiro di energia, perché poi alla fine molto spesso noi veniamo svuotati da certe situazioni e quando poi ci troviamo con le persone che sono più care in assoluto, non abbiamo più niente da quelle persone. Quindi, a volte, quando non si può cambiare, cambiamo a livello mentale, ristrutturiamo le situazioni. Poi io vi lascerò la mia mail, se posso, vi lascerò la mia mail, e se vorrai approfondire di più l'argomento, ti do la mia mail personale, qui la vedo solo io, non c'è nessun altro del mio staff che la vede, ti risponderò con molto piacere, chiunque può farmi delle domande. Magari non vi rispondo immediatamente, ma nel giro di un paio di giorni vi rispondo. Possiamo mettere la tua mail nei vari post, l'aggiungiamo adesso alla fine, se tu hai piacere, Pier, molto volentieri. È una cosa che poi la darai anche agli allievi. Sì, certo. Che ti potranno... Senti, certo. Ma io vorrei parlare invece di questa tua ultima opera, di come superare la paura del cambiamento. Sì. Come superare la paura del cambiamento è questa qui, questo libro qua, è andato molto molto bene, è arrivato al quarto posto assoluto nella classifica dei best seller generale di Amazon, è andato molto molto bene e approccio al cambiamento proprio perché tu hai detto... Vediamolo un attimo come... superare la paura del cambiamento, ecco. Così chi lo vuole comprare in questi giorni è un ottimo sostegno, vero? No, assolutamente. Io ho voluto tanto che tu venissi nel salotto, proprio perché vedo che la gente comincia a essere un po' in difficoltà, no? E quindi ha bisogno di essere un po' sostenuti, ecco. Quindi avere degli strumenti che possono aiutarci fa molto bene, ecco, ti ringrazio davvero. E quindi questo come superare la paura del cambiamento praticamente che cos'è? Un po' una summa di questa tua esperienza? È una prima base per... ho avuto tantissime persone che mi hanno scritto dicendo appunto che gli era servito veramente tanto. Ma nasce dal fatto semplicemente che... è veramente è un primo estratto di quello che serve per potersi approcciare bene. Noi stiamo vivendo, per esempio, adesso un grandissimo momento, no?
grande confusione. Noi siamo partiti da un'emergenza sanitaria, è stato uno tsunami che è arrivato, proprio un flash, che però ne ha innescati degli altri, perché c'è stata poi la crisi finanziaria, i mercati che hanno avuto delle grosse ripercussioni, l'economia, no? Si prevedono delle diminuzioni del prodotto interno lordo mondiale altissimo e molto probabilmente poi si ritornerà a una crisi sanitaria perché è difficile gestire questa cosa qua. Sì, questo Però è dobbiamo renderci conto di una cosa, che ognuno di noi, ognuna delle persone che ci sta ascoltando e anche chi non ci sta ascoltando, affronta due partite. Una partita che è la partita della realtà. I negozi sono chiusi, ci saranno delle difficoltà, ma poi c'è una partita mentale. E tenere la mente pulita adesso è la cosa più importante in assoluto. Mai come in questo momento. Mai come in questo momento. Vi faccio un esempio. Se le borse scendono continuamente e io ho qualche piccolo risparmio messo lì, non è che mi cambia la vita se tutti i giorni vado a... Prima vado su, adesso l'ordine non me lo ricordo esattamente, però vado prima su Rete 4, poi vado su Rete 5, su Rai 3, poi su Canale 5, Italia 1, magari passo su Sky e poi vedo anche la 7 per sentire dire sempre, sempre le stesse cose, che i mercati vanno male, alla fine nella mia testa ci sarà una cosa gigantesca. La stessa cosa con le notizie legate al Covid-19, cioè nel momento in cui noi abbiamo capito, perché adesso abbiamo capito tutti, che c'è questo dramma, bene, il consiglio che vi do è staccate tutto questo. Non guardate più la televisione, non vi serve sapere quanti purtroppo non sono più tra noi, non serve a nulla. Serve molto di più guardarsi un bel video su Focus piuttosto che leggere se ci piace leggere, piuttosto che fare un po' di attività fisica in casa per quel poco che possiamo fare, magari usare i nuovi strumenti per fare una videochiamata a una persona cara o una telefonata, ricordare i momenti belli. Ma piantiamola lì di continuare a riempirci la testa di brutte notizie, perché poi alla fine, quando usciremo, la nostra mente sarà piena di spazzatura. E allora sarà molto più difficile, molto più difficile. Sì, questo è quello che viene consigliato, e lo dico anch'io sempre, seguitevi il notizio. Io purtroppo invece devo seguire, perché per la mia professione devo seguire, ma per chi non fa la mia professione basta seguire il notiziario la mattina e alla sera e basta, e durante il giorno si fa altro, si guarda altro, si Sì, sente assolutamente, perché non ci aiuta. altro, si sente altro. Certo. Ti devo leggere una domanda che ho visto che ha scritto la nostra amica, no, è Felice, Felice, Felice che ci dice, per esperienza personale, credo che cambiare non è semplice, anche perché nessuno ci ha insegnato ad affrontare le varie fasi del cambiamento. Quindi è una domanda, grazie Felice, di questa domanda. Felice numero uno, vero, è proprio così. È Ecco, perché proprio veramente così. è questo il motivo per cui abbiamo fatto questa disciplina È proprio così. educazione al cambiamento nella Lux. Vi posso raccontare un aneddoto? Nessuno ci educa al cambiamento, nessuno ci educa al cambiamento. Vi racconto questo. Quello che racconterò sono cose vere. Allora, io lavoro con gli sportivi. E mi capita ogni tanto di lavorare anche con dei ragazzini di 7-8 anni che vanno benissimo, sono fortissimi in allenamento e magari in gara non riescono a dare il meglio. Poi vengono a me e vincono, e questa è una bella cosa. Ma questo lascia il tempo che trova. Ascoltate questa cosa qua. 7-8 anni, il bambino va a scuola, prende 10. Aveva studiato, ha preso 10. L'insegnante gli dice:
perché è un maschietto, gli dice: ma non sei contento di aver preso 10? E lui dice: maestra, io quel 10 l'ho già preso 20 volte nella mia mente. Questo, quando noi ci prepariamo, anziché preoccuparci, ci prepariamo alle cose, a livello mentale, succedono delle cose incredibili. E credo che questo sarebbe uno degli argomenti che dovrebbero mettere a scuola. Perché Bravo, perché dovrebbero mettere a questa disciplina. Noi l'abbiamo messa nella Lux e io l'ho voluta questa disciplina, perché per me è fondamentale educare le persone. Così come per quanto riguarda la spiritualità, bisogna educarsi, cioè conoscere quelli che sono i pilastri della spiritualità e delle varie discipline, perché non possiamo non conoscere le radici, ecco, no? E lo stesso bisogna fare per quanto riguarda i campi. Posso dirti una cosa? Io purtroppo non vedo i nomi perché vedo solo utente Facebook, ma Anche io, però vado sull'altro computer. non so chi, quindi, che dice: a me piace cambiare le piccole cose, cambiando anche gli orari. Vedo che quando faccio sempre le stesse cose identiche mi deprimono. Ma è proprio così. È proprio così. Quando noi facciamo sempre le stesse cose, da un lato siamo tranquilli e sicuri, ma dall'altro ci chiudiamo sempre di più, la nostra area di sicurezza, area di protezione, si chiude sempre di più e a un certo punto ci sentiamo molto stretti. È proprio così. Non so chi tu sia, ma hai fatto una Milva, bellissima. si chiama Milva, la nostra amica Milva che ti ha fatto questa domanda. Ottima riflessione, Nina. C'è anche Gabriella che dice, credo anche che sin da bambini dovremmo essere abituati a questo approccio, certo, difatti, Certo. dovrebbero insegnarcele queste cose sin da bambini. Assolutamente. Katia ci dice, vi sono dei cambiamenti esogeni ed altri, i più importanti, endogeni. Beh, qui si sale di livello, chiaramente, perché è quello che dicevo prima. Quando noi riusciamo a comprendere che il cambiamento più forte, il cambiamento più grande, non è quello che andiamo a cercare fuori, ma quello che avviene dentro di noi, e lì succede un miracolo, perché sono proprio i cambiamenti più grandi, sono quelli che portano alle grandi trasformazioni personali. Proprio così come hai detto. Vedo che ci sono dei nostri amici che dicono bello, molto interessante, grazie mille. Ma che bella persona, riferito a te, Maria, che scrive. Ma secondo me si sbaglia, Maria, non mi Aspetta, conosce. abbiamo Alessandro, ad aspetta che me lo cerco da questa parte, adesso te lo leggo, non so se l'hai visto, aspetta. Ti dico, Alessandro, che ci dice? Aspetta, ci siamo, stiamo arrivando. Ecco, in alcune situazioni o momenti il cambiamento non mi ha portato a qualcosa di positivo, fino a quando non ho capito che spesso non è sufficiente il nostro cambiamento e modo di pormi, ma rendere partecipe le persone con cui vivo per rendere il cambiamento qualcosa che porta a migliorare la nostra vita e degli altri, essendo uno con tutti, questa è la mia esperienza. Assolutamente. Non mi ricordo il nome, ma ti dico che è così. Alessandro. Alessandro, è vero, è proprio così. Quando noi ci relazioniamo con le altre persone, siamo un sistema. E io sono all'interno della mia famiglia e ho mia moglie e i miei due figli. E noi siamo un sistema. Ognuno di noi ha sempre le stesse dinamiche, ha sempre gli stessi comportamenti. Se due persone litigano tra loro o hanno una discussione un po' accesa, uno era a casa e l'altro era fuori. Se noi potessimo bloccare quello davanti alla porta di casa mentre sta entrando, lui ci dice esattamente quello che accade. Se noi potessimo chiedere alla persona che è dentro: ma adesso lui entrerà, che cosa farà? Lei sa esattamente che cosa succede, perché noi siamo in un sistema in cui c'è uno spartito teatrale. Quindi quello che dice è giusto, perché basta che tu cambi tu. E automaticamente questo cambiamento si innesca in modo
più ampio. Se poi c'è la possibilità, se credo di aver inteso bene la tua riflessione, di poter incominciare a condividere anche la cosa, beh, è un grande acceleratore. È un grande acceleratore la condivisione, certamente. Altre domande? Altre domande? Elga ti dice, no, Elga dice, per le persone che non ci sono più cerco di mandare tanto amore. Non ho capito bene la domanda, cioè non c'è la domanda, è solo una considerazione. Poi Patrizia ci dice... È una bella considerazione. Molto bella, certo. Indeboliamo... probabilmente Elga voleva dire le persone che non hanno avuto la forza di cambiare, che magari non ci sono più e sono andate via, magari anche con sofferenza, l'unica cosa da fare è mandare molto amore con il riposo. Certo, assolutamente. Sì, e poi Patrizia, lei diceva appunto che sì, indeboliamo il nostro sistema immunitario e mentale, no? Quando stiamo... La psiconeuroendocrinoimmunologia, l'APNEI, ci insegna che se ci roviniamo la mente possiamo fare dei danni assolutamente in modo molto, 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 molto profondo. Molto profondo. Molto, molto profondo. Sì. C'è una bella domanda di Ornella che dice: a qualsiasi età si può cercare il cambiamento? Bella è questa. Yeah. Io ho visto persone molto avanti negli anni fare dei cambiamenti incredibili, dei cambiamenti ragionati, non dei colpi di testa. E credo che, faccio questo esempio, come un frutto, una mela. Il picciolo è lì e poi si secca fino a quando il frutto è pronto per essere colto. E molto spesso ho trovato delle persone, soprattutto nell'ambito del business, che si sono portati a capofitto nel lavoro, poi si sono resi conto di essere persone di grande successo, con tanti soldi, la casa al mare, la villa in montagna, la barca, e poi rendersi conto di non avere niente e fare dei grandi cambiamenti, dei grandissimi cambiamenti. Io penso che il momento di cambiare è sempre il momento giusto. Sempre. Questo mi sembra anche una bella chiusura per questo nostro incontro, perché vedo che sono già le 10:10. Non mi sono neanche accorto, non so voi, ma io non me ne sono accorto. Pensavo un'ora e velocissimo. Ti ho detto, vedrai che il tempo volerà e sarà un anno. Me l'avevi detto, effettivamente. Però tanto noi sappiamo che prestissimo ti ritroveremo. Questo. Saremo tutti assieme, chi vorrà, sì. Certo, vi ricordo ancora l'appuntamento con Pierre che abbiamo detto per il 29. 30. Scusa, perché avevamo 30. Fatto prima il 30 di aprile. Ecco, ho trovato adesso il mio libretto, scusatemi, degli appunti, il 30 aprile con Pier alle ore 15, quindi mi raccomando non perdetelo. Adesso poi, Pier, se tu mi dai permesso, io scrivo la tua mail. Assolutamente, io vi risponderò personalmente. I nostri amici. Vi risponderò in modo immediato, ma vi risponderò sicuramente nel giro di, nel più breve tempo possibile, con grande piacere. Anzi, grazie che mi avete accolto nella vostra benvenuto anche dal nostro patrono. È un grande piacere, grazie. E poi sarà felice di conoscerti, vi siete già insomma, conosciuti indirettamente. Insomma. E io voglio ringraziare te ancora e voglio ricordare ai nostri amici che è il mio prossimo salotto di Anna. Nel mio prossimo salotto avremo. Che è appunto del 29 di aprile, il mio mercoledì 29 aprile, ci sarà Marco Moretti. Marco Moretti, se voi ricordate chi ha seguito le lezioni di Enrico Ruggini, anzi le sue pillole di benessere, ha citato Marco Moretti, anche lui è uno psicologo, un psicoterapeuta, e ha scritto tra l'altro un libro molto interessante, verrà a parlarci proprio di questo libro, di questi insegnamenti universali e di questo studio comparato tra Gesù Cristo e Buddha.
quindi sarà molto interessante, ecco, questo nostro salotto. Ma poi dopo avremo ospite una mia cara amica, che è anche una mia collega, che tanti di voi conoscono, che è la Paola Giovetti, è una giornalista molto affermata. Lei è stata, ricordo a tutti, che è stata la prima giornalista che ha curato per la RAI una trasmissione che si occupava e si interessava di parapsicologia. E quindi dei percorsi della spiritualità. Non so se Pier tu l'hai conosciuta mai, la Paola Giovetti. Paola, sì. E quindi aveva fatto questa trasmissione tanti anni fa che si intitolava Mistero, con l'allora giovane Alessandro Cecchi Paone, che ha iniziato con lei. Ecco, poi adesso non gli si può più parlare di questo. Ecco, ma allora ha iniziato con la Paola Giovetti. Ma la cosa ancora più bella, Paola è una mia cara amica. C'è un rapporto di stima reciproca molto grande e di affetto, e la notizia anche ancora più bella che ci ha dato anche lei la disponibilità a diventare una insegnante della LUX. Quindi avremo anche Paola Giovetti come docente alla LUX, l'Università della Conoscenza. Quindi insomma abbiamo tante cose belle da fare insieme. Allora, io direi che potremo concludere questa nostra bella serata. Grazie a tutti della vostra presenza, è stato veramente bello stare un po' insieme. Grazie, grazie Pier, della tua disponibilità, di queste pillole di anticipazione, ecco, su quello che poi sarà il percorso, quindi approfittatene, mi raccomando, approfittate delle lezioni che Pier farà alla LUX, perché avrete opportunità davvero di fare dei percorsi che vi aiuteranno tanto in questo periodo della nostra vita, dove tutti quanti dobbiamo pensare ad un cambiamento. Quindi io ho voluto tanto per voi questa docenza e ti ringrazio ancora profondamente, caro. È un grande piacere. Però trovarti su in valle quando ci sdoganeranno. In un posto bellissimo, quindi allora, grazie a tutti quanti voi, cari amici di Focus, grazie a Enrico Valentini per la sua ospitalità con questo salotto, e un abbraccio caro a tutti quanti voi. Mi raccomando, fate bene gli esercizi e domani tutti presenti in aula a seguire le lezioni di Mirella Bella con la storia della dottrina Balla, con la storia della dottrina teosofica. Vi aspetto tanti e numerosi, vi porto nel cuore. Grazie di tutto e buona serata a tutti. Ciao a tutti, grazie. Grazie.